Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro sulla nuova impresa digitale. Presento rapidamente le persone che sono al tavolo accanto a me, dall'estrema sinistra, Piero Antonio Macola, amministratore delegato di SMAU, Roberto Furlan, presidente della Camera di Commercio di Padova, e che ringrazio per avere rubato un po' di tempo ai suoi impegni ed essere presente a porgere il saluto del padrone di casa e del socio di riferimento di PSP Galileo a questo convegno, e Luca Giuman, alla mia destra, imprenditore, rappresentante di City Lab, di Confindustria Padova, il raggruppamento delle imprese sull'Information Technology aderenti a Confindustria. Io cedo immediatamente la parola al Presidente della Camera di Commercio, Roberto Furlan. Sì, buongiorno a tutti, mi scuso se non potrò seguire i vostri lavori, ai quali sarei anche particolarmente interessato, ma una serie di concatenarsi di eventi istituzionali proprio oggi mi portano necessariamente a essere presenti in altre parti. Ci tenevo però a fare, diciamo così, in qualche modo gli onori di casa come Camera di Commercio, per la ragione che noi ci sentiamo fortemente motivati relativamente al tema che oggi viene trattato, e per agganciare un pochettino questo evento all'interno di una cornice che è una cornice nella quale la Camera di Commercio e il sistema produttivo Veneto e particolarmente padovano si sta muovendo, in un'area che ha delle particolari caratteristiche straordinarie che sono tipiche un po' del Veneto e particolarmente di Padova, che consistono sostanzialmente in una forte componente manifatturiera che ci consente di essere in grado di competere anche nei mercati internazionali con una forte valenza e qualità prodotti e idee, perché solo così si riesce a essere nei mercati internazionali, con una componente di information technology già esistente e fortemente competitiva nel territorio, un'università leader in Italia e anche per molti aspetti nel mondo. Io credo che questo sia il substrato ideale nel quale possano svilupparsi e prendere corpo quelle iniziative e quelle crescita delle nuove imprese ad ampio raggio. Fra le imprese ad ampio raggio, un settore particolare sono quelle che sono costituite proprio dalla componente del settore delle information technology. Allora, quello che è l'attenzione della Camera di Commercio è quello di investire in queste iniziative, accompagnare le imprese in questa operazione. Come qualsiasi processo industriale logico di investimento, la necessità di conoscere la domanda da parte di chi è interprete dell'iniziativa, quindi il convegno di oggi rappresenta un momento importante di raccolta delle esigenze di questo mondo che ormai diventa sempre più importante, sempre più stratificato, quindi bene le tavole rotonde in cui si emergeranno queste azioni, e contemporaneamente il momento, diciamo, di relazione con la più ampia massa del mondo delle imprese e anche della cittadinanza, che è il momento della fiera, dello SMAU, il momento della vetrina in cui sia imprenditori sia però la più ampia coinvolgimento dell'intera società è un momento di grande importanza. Credo quindi che sia straordinariamente indovinato l'evento all'interno di questo contesto e in questa cornice che ho cercato di individuare. Sarà uno straordinario momento per cogliere le istanze di una domanda sempre più importante e crescente ed indirizzare in modo corretto ed efficiente le risorse che vengono investite. La Camera di Commercio si occupa di creare le condizioni e le opportunità di sviluppo, perché poi sono gli imprenditori che ci pensano bene a fare il resto. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente Furlan, che ha toccato anche un po' un tema che evidentemente sta molto a cuore anche noi, quindi la nascita, la crescita di questo distretto digitale di cui Padova nel Veneto è sicuramente una città di riferimento. Un osservatorio importante su questo distretto e anche più in generale sulla realtà nazionale attraverso le diverse edizioni di SMAU ce l'ha proprio SMAU, e chiedo a Piero Antonio Macola di intervenire allora all'interno di questa breve sessione di saluti istituzionali per portarci una testimonianza che oggi è rara e di grande valore anche per comprendere, come diceva il Presidente, le peculiarità della domanda e dell'offerta di questo mercato digitale a livello nazionale.
Grazie, io sarò brevissimo perché in realtà poi dopo le due tavole rotonde avremo anche la conferenza stampa di lancio dell'edizione, quindi solo per portarvi il mio saluto e raccontarvi che ecco, io ho tra virgolette preso in gestione Smau da 5-6 anni, è un prodotto che ha 50 anni di storia ed era proprio concentrato solo su Milano, è nato come un laboratorio, quindi è una fiera molto moderna. La mia scelta è stata quella di in realtà portarlo fuori da Milano, quindi anche con una certa reticenza da parte delle istituzioni lombarde, però io ecco, credo assolutamente che oggi i territori siano la nuova frontiera per lo sviluppo delle imprese. Ecco, voi sapete per esempio che sul tema Smart City, quindi Smart Communities e quindi la valorizzazione delle competenze, delle eccellenze sul territorio, senza spostamenti fisici, è uno dei filoni più importanti in cui sta investendo la comunità europea. Le tecnologie sono incredibili da questo punto di vista, perché oggi il tema come la Unified Communication and Collaboration, il cloud, consentono veramente il telelavoro, ecco, è una parola che abbiamo sentito da tanti anni, ma oggi è una realtà, telepresenza, telelavoro, collaborazione. Ecco, quindi l'idea di portare dei pezzi di relazioni, di conoscenza e di competenza sul territorio e quindi riattivare un circuito SMAO che quest'anno è la sua quinta edizione qui nel Veneto, secondo me è fondamentale per accendere quelle relazioni che non possono essere circoscritte solo alla dimensione online o virtuale. Un grosso grande errore che viene commesso quando parliamo di nuove tecnologie, nuove startup, è quello di pensare che tutto avviene in via digitale. Questo non è vero, la componente di incontro, l'incontro e confronto fisico è fondamentale ancora oggi, è chiaro che è un tassello di una filiera molto più articolata in cui non c'è più solo quello. Ecco, vi dico solo che uno degli aspetti più importanti di tutti gli incubatori, i più grandi incubatori mondiali, quindi centri di aggregazione di startup, è quella che chiamano la caffetteria, cioè è la mensa, perché è in mensa che avvengono quei rapporti informali tra ricercatori e imprenditori che poi fanno la vera differenza e che creano la famosa Valley, quindi la Silicon Valley, ma che oggi è a mio avviso ancora una volta una fotografia sorpassata di come possiamo interpretare il modo di fare impresa. Da ultimo, io ho fatto tanti anni all'estero e solo in Italia, perché secondo me il talento italiano, la creatività, la voglia di intraprendere della popolazione italiana è unica al mondo. Sapete che essere imprenditori vuol dire dare garanzie, prendere responsabilità, ma a raccogliere delle sfide, no? Ecco, io ho un esempio che mi raccontano sempre, è che il Veneto c'era poco bracciantato, ma c'era tanta mezzadria, no? E quindi a noi Veneti piace fino a un certo punto lavorare per gli altri, ecco, ci piace molto intraprendere e quindi la mia idea con questa iniziativa che lanciamo oggi, io vorrei creare, oltre a SMAU, che è un appuntamento di 2 giorni dedicato in maniera molto puntuale all'innovazione, una sorta di fuorisalone, ma approfittare di questi momenti per ecco, toccare temi legati all'innovazione, alla parte imprenditoriale, nel perimetro di SMAU, da cui l'idea di questa giornata di oggi con 2 tavole rotonde e poi la conferenza di SMAU. Quindi auguro buon lavoro a tutti, ma sono qui, parteciperò attivamente tra le 2 tavole. Grazie. Grazie Piero Antonio. Ringrazio ancora per la sua presenza oggi e completiamo questa piccola sessione di saluti introduttivi con la testimonianza di Luca Giuman, imprenditore, referente di ICT Lab, come dicevo il raggruppamento delle imprese di Confindustria, intorno ai temi dell'Information and Communication Technology, che va a testimoniare proprio la consistenza e l'importanza di questo distretto di cui si è parlato prima all'interno della città di Padova, più in generale in questo territorio. Prego, dottor Giù. Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti. Il pensiero che io volevo esprimere insieme con voi è che l'idea forte del gruppo di lavoro ai City Lab all'interno di Confindustria è che le tecnologie devono diventare uno strumento abilitante, trasversale per tutti i settori e quindi questo è il motivo per cui ritengo estremamente importante il lavoro che andremo a fare oggi. Io poi praticamente sarò presente anche alla tavola rotonda che segue, quindi chiudo qui molto brevemente i saluti introduttivi. Grazie dottor Giuman. Ringrazio Pier Antonio Macola, con il quale poi ci rivediamo in sede di conferenza stampa, si terrà alle 12.30. Dico 2 parole anch'io veramente in maniera molto breve. Questa per noi è un'occasione importante perché, come è stato descritto anche nei comunicati stampa, abbiamo l'opportunità
di porre a confronto due aspetti importanti intorno alla prospettiva di questa nuova generazione di imprese digitali. Da un lato l'attività di quei soggetti pubblici e privati che si occupano di fornire un sostegno di carattere logistico, organizzativo, un terreno fertile, diciamo, di nascita alle nuove imprese digitali. Alcuni di questi soggetti lo fanno anche più in generale sulla nuova impresa, quindi non strettamente sull'impresa digitale, ma che comunque hanno come obiettivo il supporto alla nascita di nuove imprese. E questo sarà il tema che riguarderà la prima delle due tavole rotonde, a cui, come detto giustamente Luca Giumann, lui parteciperà assieme ad altri signori che poi vi citerò. Questa esperienza, quindi questo insieme di servizi, noi lo mettiamo a confronto con invece le problematiche relative alla nascita dell'impresa dal punto di vista degli imprenditori, e lo facciamo in una seconda tavola rotonda attraverso una serie di testimonianze che poi introdurremo. Si svolge in maniera molto snella, un moderatore, 5-6 testimonianze che avranno carattere di particolare stringatezza, ma questo, e qui mi affido anche alla capacità del moderatore, tra l'altro tutte queste persone sono tutti amici o persone che conosciamo da molti anni all'interno di questo lavoro. Questa è anche un'occasione per mostrare come queste attività non si sovrappongano, ma si compongano un sistema di servizi all'interno di questa regione che, pur nei limiti che conosciamo, è uno tra i più efficaci ed efficienti d'Italia. Passiamo allora subito alla prima delle due tavole rotonde. Partecipano alla tavola rotonda Luca Giumann, che resta dopo le presentazioni, Emiliano Fabris di StartCube, che prego di salire, quindi sistemarsi al tavolo. StartCube è l'incubatore di impresa dell'Università di Padova, che opera in città, quindi anche proprio in prossimità del centro, tra l'altro in zona Stanga. Gianpaolo Pezzato della Fornace per l'Innovazione, che è qui e che chiedo di accomodarsi. La Fornace dell'Innovazione è un'iniziativa collocata ad Asolo, tra l'altro in un posto bellissimo, vi organizzate anche con il moderatore per la gestione degli interventi. Elisabetta Tullio rappresenta un incubatore di impresa innovativa privato che insiste sulla zona di Padova, anche questo. Marco Franchin di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, che ci parla invece dell'esperienza di Banveneto, una struttura nata per mettere in comunicazione potenziali investitori con nuovi imprenditori. Giuseppe Folonari di H-Farm, non so se è arrivato, prima non ero... Ah, è perfetto, grazie. H-Farm è un famoso incubatore di impresa, dico famoso, prego di accomodarsi, anche perché... lo dico insomma in maniera attuale, abbiamo distribuito all'ingresso un articolo importante comparso sul Mattino di Padova, credo che sia stato ripreso peraltro dalla stampa non soltanto della città di Padova ma nazionale, in cui si dà una notizia importante: il ministro Passera coinvolgerà proprio una realtà come H-Farm nelle definizioni di politiche legate allo sviluppo della nuova impresa, quindi è una testimonianza di grande rilievo e di particolare attualità. A coordinare questo insieme di relatori c'è, gli cedo il mio posto, Graziano Tassinato, ingegnere, manager della ricerca e sviluppo e del trasferimento di tecnologia del Parco Scientifico e Tecnologico Vega, che ho il particolare piacere di avere qui oggi. Quindi gli cedo la parola e a voi l'appuntamento lo do fra un'oretta circa per la seconda delle due tavole rotonde. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Direi che i tempi sono stretti e non mi riferisco ovviamente solo alla conferenza di oggi. I tempi sono stretti perché il mercato ormai mondiale non fa più prigionieri, quindi bisogna muoversi in fretta, bisogna muoversi con idee chiare, avere la capacità di fare rete e soprattutto usare tutte le potenzialità che il territorio sta cercando di offrire ai nuovi imprenditori. Direi che la carrellata ottimale di oggi sarà quella di mostrare nei tempi ovviamente molto stringati quelle che sono non le cose fatte o le idee, ma soprattutto le opportunità che nel caso dell'ICT si devono ovviamente sposare non solo su aziende che lavorano sui servizi e quant'altro, devono avere la capacità di intercettare settori in assoluto trend di crescita, tipo ad esempio la green economy.
riusciamo a combinare queste cose con la creatività di cui si è detto, che tutti ci riconoscono, anche se poi dopo sono molto più bravi di noi coreani a fare i tondini di ferro o quant'altro, però abbiamo una leadership a livello mondiale su capacità di creare imprese, creare situazioni imprenditoriali anche da idee molto distanti tra loro, e l'ICT è la matrice su cui assolutamente si possono innestare nuove comunità di produttori e di esportatori, cioè gente che fa venire valuta pregiata in Italia. Ovviamente come coordinatore parto io con la illustrazione della realtà di Vega. Va bene, presento ad oggi una realizzazione estremamente concreta che riguarda la realizzazione in area Porto Marghera di uno di quello che può essere chiamato un media building, cioè una struttura dedicata a quello che sarà lo sviluppo di nuove professionalità, soprattutto di tipo ICT, ma non solo, legate all'uso degli strumenti più innovativi che ci possono essere oggi sul mercato. Il partenariato che ha consentito di fare la progettazione, siamo già nella fase esecutiva, vede dei player molto importanti. Noi stiamo collaborando ormai attivamente da anni con l'MIT, con il Media Lab Federico Casalegno, quindi Negroponte, perché molti degli stimoli che abbiamo recepito sulle nuove tendenze del lavoro a livello mondiale prevedono spazi dedicati, ma non contenitori, spazi cosiddetti antenna, dove le persone, i professionisti, gli imprenditori si incontrano, quindi la logica della caffetteria è assolutamente centrale, ma soprattutto dispongono in determinati luoghi di tutta la potenza di fuoco, quindi reti, connessioni, cloud, quello che serve per amplificare le loro idee, le loro proposte professionali a scala mondiale. Questa è un'immagine secondo me molto importante. Allora, nel circolo sarà dove verrà localizzato l'edificio, che se il Comune di Venezia ci chiude la pratica, anche se è più difficile costruire a Porto Marghera che non è la città proibita di Pechino, comunque è un problema, fa vedere dove verrà localizzato l'edificio di cui dicevamo prima. Però se vedete intorno, l'immagine è estremamente emblematica, perché stiamo mettendo a confronto uno scenario di old economy, e stiamo parlando di 2000 ettari di old economy in assoluto declino, stiamo parlando di industria petrolchimica, chimica, dei fertilizzanti, con la possibilità di innescare un motore all'interno di un'area di questo tipo che possa cambiare il paradigma del lavoro, possa cambiare le professionalità, possa offrire delle opportunità assolutamente innovative. Porto Marghera fino a qualche anno fa aveva 15.000 operai, adesso ce ne sono 1.500, ma in area Vega attualmente sono presenti 2.000 persone che lavorano in circa 200 aziende, dove il tasso medio è circa il 70% di laurea in lauree scientifiche e quant'altro. Quindi questo dimostra uno estremo cambiamento di tendenza. Bisogna però dare le gambe a queste situazioni. La freccia che vedete, che punta al cerchio, sono i laboratori di nanotecnologie. Quindi il legame
fortissimo che può crearsi, le opportunità che possono scaturire tra tecnologie, chiamiamole fisiche, chimiche, di assoluta innovazione. Stiamo come Vega aprendo 4 piattaforme tecnologiche con macchine che ancora non esistono e stiamo progettando sulla chimica fine, eccetera, le bonifiche, legate al centro dinamico in cui potranno essere localizzate centinaia, non di aziende con il loro ufficio o quant'altro, centinaia di persone, chiamiamoli nomadic worker, con tutta la potenza di fuoco che abbiamo già installato, si parla di 300 megabyte installati nel sito. Voi potete capire che ognuno che va a bere un caffè avrà tali e tante opportunità di connessioni, non solo telematiche, verbali, e tutto ciò che ne potrà scaturire potrà essere veramente il vero motore di un'area di questo tipo, ma proviamo a moltiplicarla nel territorio del nostro Veneto. Io da padovano, ovviamente, anche se lavoro a Venezia, conosco benissimo la realtà dei distretti e quant'altro. Quindi un punto in cui coniugare l'estrema potenzialità dell'ICT con la capacità di avere tecnologie chimiche, quindi manifatturiere, chiamiamole così, io credo che sia un'opportunità assolutamente irripetibile. Sto avviando alla conclusione. Queste sono le parole d'ordine, non solo di un edificio, ma di un modo di intendere il lavoro, di un ambiente che favorisca tutto ciò che può essere light, smart, cloud, quindi la trasmissione delle idee, come abbiamo appreso in molti viaggi giù a Boston, avviene attraverso questo tipo di relazioni. Pandora non l'ho scelto io, comunque non è il vaso, ma è riferito al famoso film Avatar, dove abbiamo un pianeta che è un organismo. È un concetto estremamente, come dire, pregnante, perché io in qualsiasi punto in cui sono localizzato in questo pianeta posso connettermi e attivarmi senza dover andare obbligatoriamente dalle 9 alle 5 in ufficio a fare cose che magari farei benissimo in un altro sito. Media building vuol dire il massimo della componente ICT a tutt'oggi conosciuta, partendo da media facade, cioè capacità di trasferire big data non solo all'interno dell'edificio, ma soprattutto a beneficio del contesto territoriale che gira intorno. Quindi abbiamo studiato con MIT tutta una serie di soluzioni tecnologiche per cui l'edificio interroga il territorio, diventa non un edificio muto e triste, diventa un edificio comunicante, ovviamente con edifici che speriamo popoleranno presto l'area in oggetto. Solo per dirvi il grosso investimento che sta cercando di proporre Pierre Cardin con la torre della moda, sempre a Porto Marghera, ovviamente con caratteristiche e con tipologie tipiche di un media building. Questo è il concetto, nomadic work, cioè possibilità oltre che di connessione, il contatto fisico, ma soprattutto la potenza di fuoco, che le moderne, le attuali tecnologie, ma ne avremo sempre di più avanzate, consentono al lavoratore di interagire con il suo cliente, con il mercato, nei modi e nelle forme più creative, perché di questo stiamo parlando, e congeniali a quello che è il nuovo assetto, diciamo, di questo tipologia di professione. Ovviamente l'edificio strutturato, per quella parte che sarà ovviamente, avrà i massimi livelli di, vuol dire, uso diffusissimo di nanotecnologie, perché deve essere un edificio in grado di respirare, cioè capacità di abbattere la contaminazione esterna con l'uso di membrane nanostrutturate. Adesso non mi voglio annoiare con queste cose, però un organismo, tra virgolette, vivente, e quindi non solo un'icona messa lì dove la gente entra ed esce. Sensoristica a tutti i livelli, capacità di trasferire da questi sensori alla città e al territorio, ad esempio, i livelli di contaminazione dell'aria in maniera istantanea, in maniera molto easy, friendly, non con grafici torte o quant'altro. Quindi la gente deve capire che in quell'edificio c'è qualcosa, qualcuno che sta migliorando anche la sua qualità della vita, e questo secondo me è fondamentale. Ovviamente adesso stiamo parlando di smart, quindi internet degli oggetti, vuol dire oggetti che dialogano,
lampadine che dicono mi sto esaurendo, venitemi a cambiare, o il fan coil se ci saranno, sto consumando troppo. Quindi l'intelligenza degli oggetti che attraverso i nuovi sistemi consente di rendere vitale e rigenerante l'edificio. Ecco, questi sono alcuni rendering, ma sono molto, come dire, vicini a quello che sarà il progetto esecutivo che stiamo ultimando. Bene, io avrei finito, chiaramente va popolato. Vega il 3 di maggio inaugura un incubatore nel quale 20 aziende si sono, come dire, candidate, verranno insediate in un'altra area dell'edificio in attesa che venga costruito Pandora di 1000 metri quadri, e questa è un'operazione che Vega, non essendo un ente pubblico, anzi il comune che è il suo maggiore socio, fra un po' ci viene anche a chiedere i soldi, lo fa in piena autonomia e stando sul mercato. La scommessa è, se l'azienda non funziona, pur avendo usato per 3 anni i servizi che Vega gli mette a disposizione, pazienza, è stato un rischio di presa. Se l'azienda funziona, Vega ha una prelazione sul capitale sociale dell'azienda a 3 anni. È una scommessa, certo, è un investimento assolutamente, un rischio sicuro, come ce lo dice il nostro presidente ogni volta che ci vede. Però secondo me struttura, rischio di impresa, capacità di coniugare idee anche da settori estremamente diversi, questa è la nostra ricetta. Grazie. Allora, io darei la parola, credo di non essermi dilungato troppo, al Morbiato Massimo di Ezenia. Scusa, ho sbagliato la conferenza. Dunque, Luca Giuma, ICT Lab di Confindustria Padova. Grazie. Allora, ICT Lab, come potete vedere alle mie spalle, è un gruppo di lavoro che è espressione della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Padova ed è stato istituito allo scopo di cercare di contribuire allo sviluppo di un polo produttivo nell'ambito del settore ICT. La composizione di ICT Lab ha forte componente della parte praticamente dell'università. Perché? Perché sicuramente l'ICT è un settore in cui la conoscenza è un valore enorme, quindi praticamente è un settore ad alta intensità di conoscenza. E proprio per il fatto che è un settore ad alta intensità di conoscenza, esattamente come citato da chi mi ha preceduto, una delle cose che ha cercato di fare è quello di riuscire a creare una connessione stabile con chi è produttore di conoscenza, che sono le università, cercando di stabilire una serie di connessioni stabili tra il mondo imprenditoriale ed il mondo dell'università, cercando di promuovere innovazione e sviluppo di strumenti di competizione sui mercati per le aziende associate. Essendo un'espressione dei servizi innovativi e tecnologici e sempre praticamente ragionando nell'ambito di una teoria sistemica, ossia di una connessione con altri organismi in partnership con altre realtà che sono sedute a questo tavolo, praticamente ha dato inizio ad un progetto che è quello di cercare di creare il terreno fertile per poter riuscire a portare a compimento idee che sono idee innovative che abbiano come base l'orientamento ai servizi IT, ma che siano orientate al comparto manifatturiero. Ossia, si cercherà praticamente di raccogliere delle idee sul territorio padovano, almeno 40 idee, e di queste 40 idee cercando praticamente di aiutarle in due modi. Uno è quello cercando di dare tutta quella serie di competenze necessarie per lo sviluppo di un'idea e quindi praticamente riuscire a giungere allo sviluppo di un business plan particolarmente dettagliato. E come seconda azione è quella praticamente di
fare in modo tale che queste idee possano essere presentate di fronte ad una platea di aziende del manifatturiero che siano interessate al loro sviluppo. Grazie. Grazie. Bene, Emiliano Fabri si sta chiudendo. Buongiorno a tutti, io sono il responsabile di StartCube, l'incubatore universitario di impresa di Padova. Sono dottore commercialista e atipico, nel senso che a un certo momento del mio percorso sono andato in Canada a studiare marketing e poi sono tornato in Italia discutendo con l'università di cosa si potesse fare, di come valorizzare l'esperienza. Abbiamo iniziato la collaborazione e oggi sono il manager che si occupa della gestione della struttura dell'incubatore e della consulenza, cosa credo ancora più importante, a tutte le aziende incubate. Siamo contenti oggi anche perché abbiamo tutta la storia di StartCube attorno al tavolo, perché Elisabetta Tullio, che oggi è in M31, prima di me ha guidato e ha seguito tutta la nascita e tutti i primi passi dell'incubatore. Cosa posso raccontarvi su StartCube? Non ho da parlarvi molto del contenitore, perché non è bello come quello del non c'è ancora, non c'è ancora, ma lo immaginiamo, l'abbiamo anche già visto bello. Vi parlo dei contenuti, che poi sono l'operatività quotidiana. I contenuti di StartCube sono la consulenza continua a tutte le aziende incubate, da chi viene solo con un'idea, un progetto che è ancora una creazione fantastica e che va messa in piedi e realizzata step by step, un pochino alla volta, con caparbietà, dedizione e così via. E gestiamo tutte le problematiche che l'imprenditore incontra nel corso del suo cammino. Normalmente il percorso dell'imprenditore, e questo lo vedo anch'io quotidianamente, che tra l'altro sto per lanciare una startup tecnologica mia, tra mille difficoltà, che ho modo di vivere anche sulla pelle, consiste nel fatto che generalmente si è costretti a tutto un meccanismo di prova e errore, di verifica sul campo, di pive nel sacco, di difficoltà e salite che rallentano enormemente il processo di crescita dell'azienda e la fanno rimanere in quei primi 3 anni, che sono considerati il periodo orribile di una startup, molto più a lungo del necessario. Finché rimaniamo in quella valle della morte, tra virgolette, corriamo il rischio enorme di veder perire la nostra idea di impresa, per quanto ne fossimo entusiasti all'inizio. Quindi il fine dell'incubatore è quello di accelerare il più possibile il passaggio attraverso questa valle, di renderla invece che un cammino dentro un deserto, un momento in cui l'imprenditore si arricchisce di tutte quelle esperienze, di tutte quelle competenze che normalmente a cui normalmente approverebbe per prova e errore, viceversa si trova nelle condizioni di avere chi lo guida e gli dice cerca di suggerire in tutti i modi su cosa fare e cosa non fare, gli organizza dei corsi di formazione che spaziano dal diritto tributario al diritto societario, metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, analisi dei costi, marketing operativo, CRM e così via, di modo che gli imprenditori abbiano modo di farsi quelle competenze a costo zero o quasi e in pochissimo tempo. A fianco a questo sono tutte le attività di consulenza nella contrattualistica, di mentoring e tutoring, quindi partecipiamo agli incontri tra le start-up e i loro fornitori e i loro clienti. Uno degli elementi caratterizzanti la vita in una startup è che si è piccoli, si è giovani, spesso e volentieri poi quando sono spin-off universitari ancora di più, e ci si trova a rapportarsi con player grandissimi, oppure con imprenditori navigati, nostri imprenditori poi del contesto Veneto, che sono anche forti,
e che parlano un linguaggio che è tutto loro e con cui magari l'accademico fa anche fatica a entrare in relazione, anche sotto proprio il profilo linguistico, e quindi bisogna trovare un incontro tra questi soggetti e ripristinare una situazione di equilibrio in cui la startup non è più la giovane inesperta neonata, ma è una struttura in cui si fa peso e si fa pesare tutte le competenze tecniche del management, in cui c'è l'incubatore che si mette in prima fila nel garantire da un lato la qualità innovativa dell'azienda nei confronti del soggetto esterno e dall'altro da garantire anche il fatto, secondo me oggi più che mai fondamentale, che tutto ciò che è dentro l'incubatore è etico per definizione, perché il direttivo valuta anche aspetti di questo genere, e poi noi nel quotidiano siamo attentissimi a verificare che le aziende rispondano anche a dei requisiti di carattere etico. E questo è il contesto in cui lavoriamo. E, novità recenti, stiamo valutando, stiamo discutendo come riuscire a portare tutti questi servizi ad un numero ancora maggiore di imprese. Vi apro una parentesi rapidissima: a fianco all'incubatore, a StartCube, c'è StartCap Veneto, che è una gara business plan di cui ci occupiamo e che di fatto chiude insieme al Ban Veneto, di cui vi parlerà Marco Franchin dopo, il cerchio dell'innovazione a Padova, dell'innovazione in cui anche l'università insieme ai suoi partner mette un piede, finanziata dalla Fondazione Cariparo, che ha un ruolo centrale sicuramente per StartCube e StartCup. In StartCup, vi dicevo, dove in StartCube seguiamo le aziende nei primi 3 anni di vita, in StartCup Veneto cerchiamo di far emergere dal tessuto Veneto tutte le migliori idee di impresa, per cui la gara è strutturata in modo tale da spingere gli imprenditori che ancora non lo sono, ma nemmeno lontanamente, ma che hanno semplicemente un'idea estremamente valida, di metterla a conoscenza di una giuria e poi attraverso la gara anche di una popolazione e concorrere per poter vincere dei premi in denaro, della consulenza, l'incubazione startup. Okay. Grazie. Passo la parola a Giampaolo Pezzato della Fondazione La Fornace dell'Innovazione. Non ho mai più speaker. Buongiorno a tutti. Allora, provate a pensare alla valle della morte di cui parlava Emiliano, provate a pensare poi anche un territorio lontano 30-40 km da ogni casella autostradale, con qualche capannone, qualche collina. Ecco, in questa realtà un manipolo di giovani imprenditori coraggiosi, piccoli, ma illuminati già a quel tempo, nel 2004 ha voluto investire idee e anche risorse per creare la struttura che cercherò in maniera sintetica di presentarvi, appunto, che è la Fondazione La Fornace dell'Innovazione. Perché la Fondazione La Fornace dell'Innovazione nasce per dare da un vecchio luogo dove si costruivano mattoni, che è la vecchia fornace del 1800, questo è il forno ristrutturato. Nasce quindi da mattoni laterizi, perché Asolo, la Pedemontana, era una zona di mattoni, ce ne sono ancora alcune fornace, alcune fornaci. Nasce questa struttura per creare innovazione, idee e attività di business per alimentare il territorio, perché là intorno Asolo, la Pedemontana, era una terra di un po' di ciliegie, capannoni tanti, qualche vigneto abbandonato, ma per il resto erano soprattutto piccole imprese. Ecco, questa è la struttura che poi è il risultato di questo lavoro, che è l'incubatore. Questa è la facciata sud, sul lato destro sono tutti gli spazi e i moduli che ospitano
le strutture. Ecco, non ho tempo per fare un volo in 3D, la ricostruzione della fornace, per cui vado avanti un po' velocemente. La fornace è un esperimento anche particolare perché vede tra gli associati ben 43 realtà. Quindi un altro gol che si sono portati a casa sicuramente è mettere al tatto, non tavolo, e fargli firmare 43 attori. Sono soprattutto di natura pubblica, ma anche di natura privata. C'è la Regione Veneto, la provincia di Treviso, la Camera di Commercio, tramite Treviso Tecnologia, che è un po' il braccio armato dell'innovazione della Camera di Commercio. Ci sono 10 comuni della Pedemontana, piccoli ma agguerriti, 3 associazioni di categorie, Confartigianato, la CNA, 3 sindacati, è un elemento molto originale questo, e 7 università e scuole. E non dimentichiamoci, elemento per ultimo perché non vanno tanto di moda in questi giorni, gli istituti bancari, che sotto sotto, nonostante tutto, ancora ci finanziano. Noi abbiamo anche, se vogliamo, anche la fortuna di avere come nostro presidente Francesco Giacomin, che è uno dei componenti del board dell'Unicredit Banca, per cui insomma abbiamo una spinta importante credo, da questo punto di vista. Fondamentalmente la fondazione della Fornace, volutamente non ho parlato di incubatore, ma prima di tutto una fondazione, è una struttura che oltre a operare come incubatore di imprese opera anche come epicentro diciamo di creazione di energie propositive sul territorio. Però fondamentalmente la parola innovazione gliel'abbiamo messa. Innovazione perché? Perché l'innovazione è vista come quella particolare leva, quel particolare driver fondamentale per garantire la competitività alle nostre imprese. E, le attività fondamentalmente, e qui parlo soprattutto dell'incubatore, sono incubazione fisica e incubazione virtuale. L'incubazione fisica è quell'attività in base alla quale noi seguiamo, dopo aver selezionato, dei progetti di impresa o delle imprese del territorio. Per noi è fondamentale che siano del territorio, perché nasciamo per creare valore tutto nel territorio, quindi realtà locali. I servizi che diamo sono per tutto il tutoraggio, quindi l'affiancamento tramite dei consulenti senior, tra cui ci sono anche io che mi occupo soprattutto della parte economico-finanziaria, l'affiancamento a questi nuovi imprenditori o aspiranti imprenditori nella costruzione, nella definizione del proprio business plan e anche nell'avvio dei famosi dei primi 3 anni. Insomma. Facciamo formazione, ma formazione non è una formazione teorica, ma una formazione sulle principali aree di attività. Ecco, per noi è molto importante questo connubio tutoraggio e formazione, proprio perché ci rendiamo conto che da una parte chi inizia un'attività si trova un po' spaesato, una bella idea, però magari non ha tutte le competenze centrate, al tempo stesso la formazione, quindi fargli aumentare, che poi è l'obiettivo per noi della formazione, fargli aumentare la consapevolezza, la conoscenza delle tutte le aree che compongono il fare impresa, perché ovviamente non si può nascere tutt'oggi, però è importante appunto capire che comunque anche l'area amministrativa, per quanto uno abituato magari dopo 3 anni di marketing a considerare come l'ultima ruota del carro, anche l'amministrazione è un aspetto molto importante, la gestione delle banche è un aspetto molto importante nell'insieme delle attività di impresa. Networking, ecco, networking è una delle cose più importanti per noi, anche se meno tangibili, che significa per noi, considerando che abbiamo da 20 a 25 imprese che girano intorno alla nostra struttura, significa creare dei network positivi, creare valore facendo incontrare le imprese, quindi in maniera molto informale al bar, nei momenti formativi. Ma networking vuol dire per noi anche facilitare l'avvicinamento a certi centri di competenza, vuol dire accompagnarli anche quando si tratta di incontrare degli istituti bancari per capire qual è il tipo di finanziamento, qual è il tipo di supporto, quindi avere anche un ruolo di supporto, perché non so se avete mai visto qual è il rating di una startup in questo momento, è meglio che non ve lo dica, perché che è uno dei motivi per i quali in questo momento si fa fatica ad avviare un'attività di impresa.
E poi la location. La location la mettiamo per ultima perché per noi sì, è importante, ma non è la cosa fondamentale. È sicuramente importante perché come abbiamo, come avete avuto modo di vedere, è esteticamente molto curata, ma al di là della cura estetica noi offriamo un pacchetto di service in base al quale l'imprenditore che entra nel modulo assegnato deve solamente pensare a prendere lo spinotto del computer, attaccarlo al muro. Per il resto abbiamo già pensato noi a tutto, quindi trova tutti i servizi, luce, gas, riscaldamento, sorveglianza, parcheggio, telefonia, è già tutto attivo ed è già tutto compreso nel costo di service. Molto importante per noi anche l'esperienza con l'incubazione virtuale. L'incubazione virtuale non è altro che l'incubazione fisica, solo che è priva della gamba della location, cioè seguiamo tutte quelle nuove imprese che per esigenze o hanno già i loro spazi o hanno già o hanno comunque all'inizio bisogno di poco spazio, non necessitano di essere inseriti nel nostro modulo. E per il resto comunque tutto l'altro formazione viene data. Ecco, dal punto di vista della tematica dell'innovazione mi fa piacere ricordare che all'interno delle nostre realtà cerchiamo da una parte di combinare l'innovazione, ma anche, come diceva l'ingegnere, anche tematiche nuove, non strettamente digitali. Mi fa piacere ricordare il caso della nostra impresa che sta fatalità creando una specie di inverter, mini inverter applicato al mondo del fotovoltaico, però per noi l'innovazione significa anche contaminare altre realtà. Mi fa piacere anche ricordare ad esempio che una delle nostre nuove aziende inserite sta progettando la nuova macchina di caffè di una nota, di un noto brand di Trieste del caffè, non si capisce che è. E quindi insomma noi cerchiamo di declinare l'innovazione a 360 gradi, quindi non siamo verticalizzati, però crediamo molto che l'innovazione ha dei campi di applicazione su diversi settori. Ecco, rubo un'ultima parola per vado via veloce su alcuni aspetti, però mi piace ricordare che ho citato a caso il fatto che la fondazione non è solo un incubatore, ma è anche un centro nella quale trova posto anche la cultura, perché anche la cultura a fianco dell'innovazione la vediamo come un fattore di innovazione, un fattore di creatività, e negli spazi della Fornace troverà posto dal 2012, e ovviamente ci farà piacere invitare tutti i presenti, una sala, è stata chiamata Sala Hangar. Vi do il rendering in anteprima, ci sarà uno spazio spazio convegno a 300 posti, e sulla parte destra, qui c'è il mouse, ci sarà uno spazio espositivo dove verranno organizzate periodicamente delle mostre, e su questo, come avete capito, la fondazione ha fatto un ulteriore passo in avanti e anche un ulteriore investimento che speriamo di poter recuperare in qualche maniera. Vi ringrazio. Volevo gentilmente fare una domanda, volevo sapere quante sono le imprese incubate e quante sono quelle incubate, diciamo, virtuali. Attualmente sono 20 quelle incubate fisiche che occupano il modulo e 5-6 quelle virtuali attualmente. Ne sono passate in generale in 4 anni sono passate circa 60 imprese. Grazie. Bene, la parola a Marco Franchin di Ban Veneto. Buongiorno a tutti. Ban Veneto è un'area di attività del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, è frutto di un associazione temporanea di scopo tra appunto Parco Scientifico Galileo, Confindustria Padova e l'Università di Padova. Scopo di Ban Veneto è quello di creare le premesse per creare un territorio in cui che sia favorevole per la nascita e la crescita di start-up. Ban Veneto sostanzialmente è un punto di incontro tra aspiranti imprenditori e start-upers da una parte e potenziali finanziatori dall'altra.
Chi sono diciamo, gli aspiranti imprenditori e gli start-up? Sono, nel caso degli spin-off, accademici, sono ricercatori universitari e professori universitari, giovani che hanno intenzione di intraprendere la carriera di imprenditore, lavoratori che hanno deciso di cambiare lavoro e di dedicarsi appunto all'attività imprenditoriale. I potenziali finanziatori sono i cosiddetti finanziatori informali, cioè i business angel, sono normalmente imprenditori, ex imprenditori, managers da aziende, persone quindi che hanno un buon portafoglio e che sono disponibili a investire risorse finanziarie nella nascita di nuove start-up, ma sono anche disponibili a mettere a disposizione le loro competenze e la loro rete di conoscenze. Con Banvento parliamo quindi di seed capital, quindi quel capitale proprio che è necessario per creare l'azienda e per mettere a punto il prodotto o servizio. Parliamo quindi di capitali limitati, massimo 300.000 euro, ma molto spesso si tratta di richieste di finanziamento che sono al di sotto dei 100.000 euro. L'attività di Banveneto è sostanzialmente duplice: da una parte la valutazione delle domande, quindi la valutazione dei progetti di impresa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico e sia dal punto di vista economico-finanziario. E dall'altra parte quello di, una volta che il progetto ha superato la fase di valutazione, quello di promuovere il progetto stesso presso la platea di potenziali investitori di cui parlavo poc'anzi. In che modo? Uno degli strumenti principali è sicuramente la piattaforma web, che ha subito una profonda ristrutturazione in questi mesi, tra breve sarà operativa, piattaforma che permette una prima importante condivisione del progetto tra tutti i componenti, tra tutti i business angel di Banveneto. Il secondo importante strumento è lo speed date, quindi l'organizzazione periodica di incontri in cui i giovani, gli aspiranti imprenditori presentano in maniera molto concisa la loro idea imprenditoriale alla platea di investitori interessati. E il terzo strumento è il door to door, quindi la promozione mirata. Da questo punto di vista la collaborazione con Confindustria Padova è sicuramente importante. Che tipo di progetti ci vengono presentati? Progetti che appartengono un po' a tutti i settori, escluso il biotech. L'ICT è sicuramente il settore più consistente dal punto di vista numerico. Più del 60% dei progetti sono classificabili come progetti nel settore ICT. Il settore della green economy è un settore che si sta molto sviluppando con molti progetti, e il settore più in generale della meccanica. Stiamo puntando molto alla collaborazione con altre strutture simili alla nostra, perché cerchiamo di fare sistema, quindi cerchiamo di aumentare il più possibile il portafoglio di progetti da una parte, e contemporaneamente cerchiamo di ampliare il più possibile la platea di potenziali investitori dall'altra. Aumentando i due insiemi aumentano anche le possibilità poi di ottenere un matching di successo. Concludo dicendo che le attività di Banveneto sono possibili grazie al finanziamento della Camera di Commercio di Padova, che sostiene proprio i costi di funzionamento del Banveneto. Questo ci consente di svolgere le attività di cui vi ho parlato gratuitamente per i diretti interessati, quindi sia per gli start-up, gli aspiranti imprenditori, e sia per i potenziali finanziatori. L'unica remunerazione prevista è nel caso di matching di successo, richiederà entrambe le parti. Matching di successo grazie all'attività promozionale di Banveneto, abbiamo previsto una success fee che è una percentuale del
del finanziamento ottenuto da entrambe le parti. Grazie. Bene, grazie. Ultimo intervento di Giuseppe Folonari di H Farm. Sì, mi scuso con Elisabetta Tullio di M31, grazie. Fatto io allora? Sì, sì, grazie. Teniamo. Buongiorno a tutti, io sono appunto Elisabetta Tullio e sono responsabile, coordino e gestisco i servizi che M31 offre alle proprie start-up. Volevo innanzitutto dire che sono molto contenta di essere qui perché, come sottolineava l'ingegner Malaguti ed Emiliano Fabris, siamo essenzialmente proprio fra colleghi, perché sono parecchi anni che collaboriamo e che le nostre strutture collaborano, e quindi questo secondo me è davvero un obiettivo, cioè un risultato molto importante. M31 è un incubatore privato di impresa che ha la missione, diciamo, di creare un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, imprese che quindi possano valorizzare la tecnologia e la scienza prodotta in Italia. Il modello è essenzialmente questo: all'interno di M31 c'è una struttura di management con una grossa esperienza e professionalità che valuta e seleziona delle iniziative che ritiene di elevata potenzialità. Si mette a tavolino con il team che è portatore di questa iniziativa e insieme al team va a redigere e a organizzare il piano di impresa. Se il piano di impresa risulta essere fattibile sia dal punto di vista tecnologico e soprattutto anche dal punto di vista finanziario, la società viene costituita e da M31 partecipa direttamente al capitale della società. Una volta costituita la società, M31 continua ad affiancare l'azienda quotidianamente nella gestione operativa, nella gestione commerciale, e affianca l'azienda fino a quando questa non diventa autonoma ed è in grado di staccarsi proprio dall'incubatore. Ad oggi sono state costituite 5 società che vanno sono tutto un settore altamente tecnologico, quindi dalla produzione e vendita di dispositivi medici per la diagnostica oculistica ad antenne adattative per le comunicazioni wireless ed RFID, sistemi embedded integrati hardware e software, a un algoritmo brevettato per la gestione ottimale delle code degli sportelli. Quindi sono tutti progetti ad altissimo contenuto tecnologico. Attualmente M31 è ancora socia, ancora uscita, cioè da nessuna di queste società, però sta avviando l'uscita per una di queste, e dopo questa uscita finalmente potremo dire di aver raggiunto il primo vero obiettivo di M31, che è quello di valorizzare l'investimento, uscirne e quindi poi avere di nuovo i capitali necessari per investire in nuovi progetti.
Un punto che vorrei evidenziare, che ritengo di estrema importanza, è che collaboriamo in modo stretto e continuativo con l'Università di Padova e in particolare con appunto gli studenti che addirittura stanno ancora studiando in alcuni casi o che hanno appena finito gli studi e che appunto permettono ad AM31 essenzialmente di esistere, perché è proprio grazie alla presenza di queste professionalità e di queste persone portatrici di un'enorme creatività che c'è la possibilità di creare e di far nascere queste aziende. Quindi io stessa sono sempre molto felice di poter affiancare anche persone e ragazzi molto giovani che non hanno una cultura di impresa, ma che hanno tantissimo entusiasmo e soprattutto competenze e menti davvero incredibili, e sono sempre molto contenta di poter collaborare con loro per poterli farli crescere e far diventare dei manager e degli imprenditori essenzialmente. Bene, grazie. Giuseppe Folonari di ECFA. Sì, buongiorno a tutti, io mi chiamo Giuseppe e vi dico due parole su ECFARM. Lascio andare da qualche slide. E mi riallaccio al riferimento che si faceva prima di come le imprese del Veneto che operano nel campo dell'innovazione si completino a vicenda. Noi siamo basati qua in una vecchia cascina della tenuta agricola di Vicatron, non siamo in un edificio ipertecnologico come il Vega, ma ci occupiamo ugualmente di innovazione, in particolare nel campo digitale. Nel nostro caso, a differenza della Fornace, il salto industriale è passato dall'agricoltura alle start-up che si occupano di nuove tecnologie. ECFARM si definisce Venture Incubator, per dirla in termini italiani noi facciamo una combinazione di attività di investimento e di supporto a progetti imprenditoriali nel campo del digital media. In particolare noi ci occupiamo di iniziative che portano la tecnologia sul mercato, non facciamo ricerca in senso stretto, non sviluppiamo tecnologia in senso stretto, ma piuttosto selezioniamo progetti imprenditoriali che si occupano di portare questa tecnologia sul mercato, quindi curiamo in particolare gli aspetti sociali, commerciali e comunicativi del web, del mobile e dei nuovi media. L'H di ECFARM sta infatti per Human, questa è la visione che aveva e che ha tuttora Riccardo Donadon, il fondatore di ECFARM, e sta a significare che l'approccio che cerchiamo nelle startup in cui abbiamo investito è il fatto di mettere l'utente, l'uomo al centro, e quindi di semplificare il più possibile l'accesso alle nuove opportunità che le tecnologie del web ci mettono a disposizione. Noi facciamo, come vi dicevo, due tipi di attività in parallelo. Selezioniamo ogni anno, a partire da circa 500 proposte di investimento, fino a 10 startup. In queste startup effettuiamo un investimento in capitale di rischio tra i 30.000 e i 300.000 euro in ogni singola iniziativa. Siamo investitori di minoranza e il nostro obiettivo è attendere, dopo un holding period di 3-4 anni, rivendere la nostra partecipazione, possibilmente con un buon profitto. E parallelamente a questa attività di seed capital forniamo alle startup che abbiamo selezionato una serie di servizi che riteniamo siano di accelerazione per lo sviluppo del loro business. Questa quindi è la linea di investimento che vi dicevo. Il percorso che facciamo è un primo piccolo seed di 30.000 euro per un periodo di 3 mesi di sviluppo. Questi primi 30.000 euro servono alla startup generalmente per finalizzare lo sviluppo del proprio prodotto, del proprio prototipo, e in 3 mesi noi li mettiamo di fronte a un obiettivo che sia ragionevole ma anche sfidante, quindi arrivare a proporre sul mercato, almeno in una fase prototipale, il prodotto e il servizio che vogliono offrire. Se questo primo check molto veloce dà un riscontro positivo, facciamo un ulteriore investimento, di solito tra i 90 e i 180 mila euro,
per coprire i successivi 12-18 mesi di sviluppo. Dopodiché assistiamo alla startup, ci occupiamo anche di trovare altri co-investitori di natura più tipicamente finanziaria o altri business angel, e seguiamo la società fino, vi dicevo, al terzo o quarto anno, quando come obiettivo noi individuiamo o un operatore industriale interessato all'acquisizione della startup o un altro investitore, un venture capital, per un round investimento più consistente, tipicamente superiore al milione di euro, in cui noi iniziamo a liquidare la nostra quota. Le attività con cui incubiamo le aziende, quello che noi cerchiamo di fare non è di sostituirci alla responsabilità e all'onere dell'imprenditore, ma di offrirgli un contesto protetto in cui muovere i primi passi. Nella prima fase noi generalmente investiamo in team che sono molto legati al prodotto, che per dirlo in termini eufemistici non hanno grande sensibilità sui temi della gestione aziendale, soprattutto dal punto di vista della pianificazione industriale, quella economica e finanziaria, e dal punto di vista commerciale. Quelle sono le aree in cui interveniamo noi, gli forniamo una serie di servizi amministrativi, la parte contabile, la consulenza finanziaria, la consulenza legale, supporto nelle risorse umane, supporto nella comunicazione, e per cercare di permettergli di concentrarsi sullo sviluppo del loro prodotto o comunque sulle aree su cui sono maggiormente competenti. E, dopodiché abbiamo una rete di mentor che affiancano in maniera dedicata le start-up a seconda delle loro competenze imprenditoriali e professionali, e principalmente il lavoro di queste figure, in generale dello staff di H-Farm, è portare visibilità a queste start-up. Noi siamo basati in un bellissimo posto sperso nelle campagne venete di fronte alla laguna, ma riusciamo a catalizzare sulla nostra sede un numero importante di visitatori che sono tutti possibili clienti, possibili partner, possibili investitori. Li portiamo di fronte alle start-up e assistiamo alle start-up nel capitalizzare questi incontri, queste opportunità di business. Questo è principalmente il lavoro dei mentor, di solito si occupano principalmente delle strategie commerciali e del business development, e sempre cercando di essere bilanciati nel non privare l'imprenditore, il team di fondatori delle proprie responsabilità. L'idea è che noi siamo un complemento, trasferiamo conoscenze e capacità a queste start-up che in ultima istanza devono essere in grado di assorbire questo tipo di nozioni e farle proprie. Questo è l'altro pezzo, diciamo, sotto accanto al vecchio cascinale dove siamo basati noi come uffici, e sono le casette in cui mettiamo le start-up in incubazione. Sono dei piccoli moduli, l'idea è di dare un senso di indipendenza ai team che nelle prime fasi sono composti da 3-4 ragazzi. L'idea di dargli quindi un senso di indipendenza, il proprio ufficio, però anche un certo senso di precarietà. Diciamo, la casetta deve essere concepita come un ufficio temporaneamente piccolo, ma che va sicuramente abbandonato in favore di un ufficio ben più grande. Grazie. Chiedo al Presidente Malavuti di erodere 5 minuti per chiudere, dà un senso un po' più, certo, e per lanciare ovviamente anche la prossima. Certo. La domanda è chiara. Sulla base, faccio ovviamente ai colleghi del tavolo, sulla base della nostra esperienza, quali sono e quali dovrebbero essere gli skill di un imprenditore digitale di successo? Ma in due parole. Prego. So che è difficile, ma... La domanda è particolarmente complicata. Io credo che più che parlare di skill, io direi quello che dovrebbe essere l'atteggiamento, e l'atteggiamento è quello di non pensare mai di avere la verità in tasca, ma di essere sempre disponibile a rivedere quanto ha pensato. Diciamo che anch'io ho pensato di seguire questa linea. La domanda in effetti è complicata. Quello che noi cerchiamo negli imprenditori in cui investiamo è il giusto mix tra testardaggine sulla loro visione imprenditoriale e la capacità di distaccarsene nei momenti chiave in cui il feedback lo dà il mercato. Per quanto ci riguarda, la capacità di dialogare con mondi diversi,
la trasversalità ovviamente, ma soprattutto la capacità di gestire i big data, perché questi sono i problemi che hanno tutti i settori industriali, dai servizi fino alla chimica e quant'altro. Beh, per quanto posso aggiungere alle cose interessanti che hanno detto i miei colleghi di tavolo, direi sicuramente la capacità di sognare. Noi siamo un po' poetici in fondazione, senz'altro la capacità di sognare, di avere una visione personale, però oltre che poetici siamo anche pratici, perché vi dicevo siamo in mezzo alla campagna noi, quindi anche la capacità di pianificare, per quanto un business plan spesso somiglia più che altro a una sfera di cristallo, però per noi è molto importante sognare e pianificare. Grazie. Tolto che sono completamente d'accordo con quanto detto prima, aggiungo una sfumatura, cioè la consapevolezza che non si può sommare tutte le competenze e le caratteristiche utili e che dove ce n'è bisogno, bisogna avere la capacità di relazionarsi con gli altri, di prendere, quindi la capacità di mettersi attorno delle persone straordinariamente valide e senza il terrore di andare a pescare soggetti troppo qualificati che costeranno l'ira di Dio, visto che dall'università escono persone che vediamo tutti i giorni oggi, sono più che contente se hanno contratti anche solo di poco più di 1.000 euro al mese, insomma, quindi voglio dire la capacità di andare a prendersi competenze di primissimo piano, a prescindere dall'età dell'interlocutore che si mette a fianco, può fare la differenza. Alcune delle startup dell'incubatore hanno deciso di attorniarsi di giovanissimi laureati o in alcuni casi addirittura laureandi, e oggi sono proprio quelle le società che stanno meglio perché hanno l'infa continua, voglia di fare e così via. Però... Sì, allora, secondo la mia opinione la mia esperienza, sicuramente non si può prescindere dalla professionalità, quindi da comunque una competenza tecnica di livello. Questa però deve assolutamente essere accompagnata da una predisposizione, se il soggetto è tendenzialmente molto giovane, quindi una predisposizione ad avere una visione più a 360 gradi, quindi non una visione settoriale, quindi mettersi anche nelle condizioni di imparare continuamente cose nuove che non sono strettamente legate alla propria competenza specifica, soprattutto avere anche ottime capacità di relazione, perché comunque ogni giorno spesso i problemi sono legati a capacità di relazione, di interazione con i vari soggetti che compongono un'azienda, quindi dai soci ai colleghi ai dipendenti. Io sono svantaggiato perché avete già detto tutto voi. Mi permetto, io sottolineerei due cose, sono già state dette. Per una prima startup secondo me è importante la capacità di comunicazione e di relazionarsi. Sottolineo la seconda cosa, la capacità di circondarsi di colleghi / collaboratori in grado di compensare le competenze che mancanti nell'imprenditore. Quindi se un imprenditore non ha questa capacità di comunicare e di relazionarsi, fare in modo di affiancarsi a una persona che lo sappia fare. Grazie. Bene. Volevo fare una domanda da H-Farm, non ho capito, ho visto quante sono le richieste annue, quante sono le aziende che avete in portafoglio, e volevo anche capire quanto conta la matrice territoriale, no? Mi pare che nel caso della Formaggio Innovazione il territorio è fondamentale, quindi volevo capire nel vostro caso, dove siete un po' più specializzati, quante aziende avete che originano dal Veneto. Allora, noi investiamo da queste 500 come obiettivo, vogliamo fare fino a 10 investimenti l'anno. Finora abbiamo fatto 32 investimenti, siete fondati nel 2005, 5 di queste società sono già state cedute, le altre sono ancora a medio percorso. Dal punto di vista territoriale,
diciamo che noi abbiamo accesso a proposte di investimento da tutta Italia, molte dal Veneto. Richiediamo, non è un punto di policy, ma richiediamo a tutte le iniziative, a prescindere dalla loro provenienza, di essere basate nella nostra struttura. Questo non tanto per la componente fisica di per sé, perché siamo più efficaci nel portare il nostro contributo, perché abbiamo un network di contatti internazionali, ma diciamo, siamo partiti a costruirlo dal territorio, e quindi il primo confronto, limitiamo rapidamente a confronto con il mercato, dicevo, e il primo mercato ha sempre senso che sia quello che è, diciamo, prossimo dal punto di vista geografico, tanto più che sono molto spesso soggetti non certo di non certo piccoli, insomma, le nostre startup si confrontano con Benetton, con Diesel, con calibri importanti. Bene, non ci sono altre domande? Volevo chiedervi, a voi aziende che tutti gli effetti vendete dei servizi, come fate ad arrivare il vostro messaggio a quelli che secondo me dovrebbe essere il vostro target, neolaureati e giovani laureati, che sono l'area sicuramente che ha maggiore capacità di produzione di idee nuove, tutto penso questo sia provincio. Cioè, io qui non vedo neolaureati né laureandi che dovrebbero essere il vostro target, perché mio figlio, ma lo porto solo come un caso, che ha delle idee, che si sta laureando, come fa a far partire un'impresa? Cioè, io gli dirò che esiste Star Cuba, perché tra l'altro ci lavoravo anche vicino, ma come arrivano questi messaggi fuori da qui? Grazie. Sì. Allora, provo a risponderle io intanto. Allora, il primo strumento è quello di Startup Veneto. Startup Veneto è la gara business plan di cui vi parlavo prima, che teniamo una volta l'anno, e su cui Fondazione Cariparo spende un budget in comunicazione importante. Per cui ci sono i totem all'università, Startup Veneto è conosciuta da tutti gli studenti universitari, i docenti stessi delle varie facoltà la introducono ogni anno durante i corsi, noi tappezziamo di totem e manifesti tutta l'università, più di così non sapremo cosa fare. Quindi attraverso quel percorso c'è un primo contatto. Sempre in Startup Veneto viene organizzato l'ABC del Business Plan, che è un percorso formativo per dare i primi rudimenti per sviluppare quel documento, e poi la gara stessa è tutta finalizzata proprio a far emergere idee di impresa all'interno dell'università e convogliarle verso un executive summary nella prima fase della gara e un business plan nella seconda. Business plan che viene realizzato da professionisti e che quindi è redatto secondo tutti i crismi. Questo è il primo strumento, diciamo. Dopodiché l'incubatore ha la sua visibilità, ha la sua campagna di comunicazione, idem per quanto riguarda il Ban Veneto, quindi di attività se ne fa. Sono il primo e perfettamente convinto del fatto che comunque non sia sufficiente, perché all'incubatore per primo di Padova dovrebbe esserci una lista d'attesa di 80 aziende che devono entrare, non di 10. E così via per quanto riguarda, quindi sicuramente c'è strada da fare. Abbiamo iniziato da poco a utilizzare in maniera più pesante social network, bisogna anche adeguarsi ai tempi e non arrivare sempre faticosamente col fiato corto 10 anni dopo gli altri, per cui però stiamo un po' sforando i tempi No, ma diamo spazio. Io accetto ovviamente le sue indicazioni. No, grazie Marco. Prego. Comunque è importante che ci sia. Poi scusa, Sarti, così prendiamo visione. Ok, niente, volevo solo appunto portare la mia esperienza, quindi per dire che effettivamente se si vuole o se si ha perlomeno un'idea, una prospettiva un po' più oculata in questo settore, le possibilità di conoscere ci sono. Io ho partecipato a Mi Imprendo di Confindustria, anche quello è stato un modo per mettersi a confronto con le aziende. C'è un quantitativo di materiale in rete che ad oggi è disponibile a tutti, per cui insomma se c'è l'interesse di avvicinarsi a questo tipo di attività. Io personalmente sto facendo dottorato presso l'Università di Verona, mi sono laureata a Padova, sto svolgendo proprio una ricerca riguardante le startup, quindi invito poi chiunque abbia magari informazioni. Bravo. Grazie.
Prego. Allora, e mi faccio un cenno quando devo chiudere. Diciamo, sentiamo Luca Giungan e poi passiamo. Io volevo semplicemente dire questo, che ma è proprio stimolato dalla domanda che ha fatto e ricollegandomi a quanto hanno detto anche alcuni colleghi, rimetterei in campo il fattore umano e quindi al di là del social network, dei totem e quant'altro, forse uno dei modi praticamente sarebbe quello di vivere maggiormente gli spazi che vivono gli studenti universitari e quindi forse cercare di essere molto di più tra di loro e magari anche aiutati da chi in questo momento sta in sala. Sì, perché scusate, probabilmente bisogna anche superare la paura tra virgolette di fare impresa, perché è una questione anche di mentalità. Certo. Bene, io dico l'ultima battuta giusto come moderatore, è pure di sbagliare, questo è uno degli elementi importanti. Mi giunge voce che a livello internazionale per molti investor, cioè gente che mette soldi, valuta più positivamente i fallimenti delle aziende che non i singoli casi di successo, perché il fallimento viene comunque visto come un'esperienza che può servire poi in una fase successiva. L'ultima cosa, dei nostri, chi ha chiesto di entrare in Vega come incubato, non c'è nessun studente. Erano tutte aziende che comunque erano in una fase iniziale, ma di gente che aveva già esperienza di mercato. Non so cosa voglia dire questo, cioè dobbiamo ancora ragionarci, però evidentemente ancora siamo distanti da come si chiama quello che ha inventato Google, o che manco si è laureato pure, quindi ha detto è meglio che vada a fare un'azienda da 2 miliardi di dollari piuttosto che finire l'università. Zuckerman, cioè, per cui è una dinamica che va bene in Italia, questo non lo sappiamo, però queste sono opportunità. E bisogna ovviamente diffondere e soprattutto stimolare la gente a non aver paura di sbagliare. Grazie.